Anche oggi sono proseguite a Caltagirone sui binari della Discordia le proteste all'Istituto Comprensivo Feltre Arcoleo per le quattro aule contese con il comprensivo Montessori. Via San Domenico Savio si presentava stamani così, con polizie e carabinieri a bloccare la strada a tutela dei manifestanti. La questione sta generando una sorta di guerra fredda fra le due istituzioni scolastiche. I 128 alunni che per effetto dell'ordinanza non sono tornati nelle loro classi sono stati sistemati in parte nella palestra del plesso centrale, altri nell'androne d'ingresso e altri sono tornati a casa. Chiediamo al sindaco di tirarci le chiavi immediatamente perché non penso che sia stata una scelta opportuna in questo momento. Togliere delle classi per darle a un altro istituto. Oggi siamo qui evidentemente, ma questo è chiaro, c'è una interruzione di un pubblico servizio, ne prendiamo atto. Speriamo insomma che le soluzioni che nel frattempo stiamo immaginando e stiamo ipotizzando possano quantomeno consentire ai bambini nell'immediato di ritrovare insomma una sede per poter svolgere liberamente la loro attività. Su un altro fronte, quello più caldo, si frappone il ruolo delle istituzioni comunali, cui spetta loro il compito di sbrogliare la matassa. Stamani a supporto dei manifestanti c'erano però i consiglieri comunali del PD. Viviamo due disagi, il disagio dei bambini della Montessori a cui va la nostra solidarietà, stessa cosa i bambini della Giorgio Arcoleo che vengono materialmente sfrittati e quindi anche loro sono privati degli spazi. Noi sollecitiamo l'amministrazione a trovare una soluzione che sia una soluzione che non crei assolutamente conflitti, perché quando le istituzioni non sono in grado di creare climi tranquilli, pacifici, educativi, penso che sia un fallimento, un grosso fallimento istituzionale. La protesta è esplosa sabato allorquando sono giunti i tecnici del comune che hanno forzato la serratura d'ingresso. La preside Satariana ha esordito precisando che non è vero che il comprensivo Feltre Arcoleo disponga di 14 aule libere al plesso centrale e di altri 5 alla Arcoleo. Attualmente queste 16 aule sono costituite di 10 gruppi classe per scuola media, per il distanziamento che sta, ne sono orgogliosa, funzionando. Tant'è vero che siamo diventati, cioè abbiamo vissuto l'amara esperienza di una docente di sostegno che è stata contagiata, ma l'USCA di Catania, appena ha saputo del nostro distanziamento e della nostra organizzazione, non ha inteso mettere in quarantena le due classi dove la docente prestava servizio. La saluto e spero che sia tra poco tra noi. Rimangono tre classi. Una deve essere a stanza anti-Covid, perché sennò qua siamo fuori legge. Una almeno deve essere stanza di sostegno, ok? E a quei poveri, che li saluto, insegnanti di indirizzo musicale, ci ho assegnato un'unica stanza. I fantasmi sono anche i bambini di scuola media, ho scoperto. A sostegno delle tesi espresse dalla preside Satariana, a fornire ulteriori precisazioni è il responsabile della sicurezza del comprensivo Feltre Arcoleo. Tutte le aule adibite a lezione sono 16, ma di queste 16, 3 sono perennemente impegnate, per cui restano 13 aule. Di queste 13, 10 sono impegnate per le classi di scuola media e quindi ne restano 3. Di queste 3 ci vuole l'aula Covid, un'altra aula viene utilizzata per i bambini con bisogni speciali. Praticamente resta una sola aula, ma da considerare che ci sono 10 professori di strumento musicale. I genitori della Montessori sollecitano intanto la preside Lele Puglisi soluzione ai fini della sistemazione delle loro classi, attualmente in condizioni di precarietà per esigenze di spazi. Dal municipio, nel ribadire la tesi di una soluzione condivisa e pacifica, hanno precisato che già dallo scorso 12 ottobre al plesso Arcoleo erano disponibili ben 8 aule i cui lavori sono stati consegnati, ma dal 12 ottobre a oggi non sono state però avviate le fasi di trasloco. Queste dunque le precisazioni giunte da Palazzo dell'Aquila, dal cui ente hanno aggiunto che alcune scuole in espansione hanno bisogno di aule mentre altri nuotano negli spazi vuoti. Il comune, secondo un'equa distribuzione, sta esercitando una propria fondamentale competenza, tenendo nella giusta considerazione le esigenze di tutti.